Ciao a tutti, io sono la Fatta Tuttofare e questo è il mio canale YouTube. Oggi vi presento la scarpina da notte, chiamiamola in questo modo, una calza da utilizzare in casa che vedrete molto molto semplice da realizzare. Vi darò durante il video le indicazioni per realizzare diverse taglie, quindi diciamo che con quattro misure riusciamo ad abbracciare le taglie dal 30 fino al 40. E vedrete che anche la realizzazione sarà davvero semplicissima e alla portata di tutti. Senza perderci in chiacchiere, se il modello vi piace, andiamo immediatamente a vedere cosa occorre per poterla realizzare. Per la nostra scarpina dobbiamo andare a prendere due filati. Io ho scelto questo accostamento molto delicato di panna e rosa cipria, che potete vedere nei due gomitoli. Questo l'ho già iniziato per la prima scarpina, quindi assolutamente con un gomitolo la coppia riusciamo tranquillamente a farla. Quindi versione panna e versione cipria del filato Celine S, che ho preso dalla Tessiland nella sezione delle lane baby, quindi quelle un po' più delicate. Per realizzare invece i fiori sono andata a prendere invece un foglio di panno Lenci nella variante di questo bel giallo senape, bello intenso, perché volevo una colorazione a contrasto. Naturalmente per l'abbinamento dei colori il vostro gusto vi permetterà di realizzare quello che più vi piace. Naturalmente per quanto riguarda il panno Lenci avete poi bisogno comunque di un filato di cotone e di un ago per poterla cucire e poi assemblare alla scarpina, e quindi possiamo prendere poi un uncinetto numero 5 ed avviare il nostro progetto. Prendiamo dunque il nostro filato nella variante panna con l'uncinetto numero 5 ed andiamo ad avviare un anello magico. Avviato l'anello, dobbiamo andare a realizzare il suo interno, 8 maglie basse. Quindi questa è la catenella che in qualche modo ci fa chiudere il cerchio. Questo è di fatto il primo punto basso. Ne dobbiamo fare un totale di 8, quindi questo è il primo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie basse, realizzate le quali andiamo a tirare la codina più corta. Andiamo a chiudere sulla primissima maglia eseguita, realizzando un punto bassissimo. Ok. Chiudo ancora un pochino in modo da tenere perfettamente chiuso l'anellino che in questo modo si forma al centro. Contate a questo punto se avete le maglie che abbiamo contato, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto facciamo una catenella, rientriamo nella stessa maglia ed eseguiamo 2 maglie basse. 2 maglie basse andranno ed eseguite in ognuna delle maglie sottostanti. In questo modo andremo a creare tutto un giro di aumenti che porterà da 8 a 16 il numero di punti bassi in questo secondo giro. Una volta realizzate queste 16 maglie basse, quindi un aumento in ogni punto disponibile, andiamo sempre a rifare la catenella. Questa volta non facciamo nessun aumento, ma lavoriamo esattamente le maglie così come si presentano, quindi ne lavoriamo semplicemente 16. Stiamo lavorando praticamente la punta della nostra scarpina, quindi dobbiamo crescere in modo molto graduale, in modo da poterla diciamo allargare ma al tempo stesso chiudere senza deformarla troppo. Fatte le maglie, andiamo di nuovo a chiudere con un punto bassissimo e andiamo a fare una catenella. In questo giro invece andiamo di nuovo a fare degli aumenti, quindi nel primo punto lavoro una maglia bassa, nel secondo invece ne lavoro due. Di nuovo lavorerò una maglia bassa e nella maglia successiva lavorerò l'aumento. Una maglia bassa e un aumento che andranno ripetuti per tutto quanto il giro in modo che le maglie possano arrivare a 24. Eseguito anche questo giro andiamo a fare la catenella
andiamo a ricominciare nello stesso punto e anche in questo giro andremo a fare soli punti bassi, quindi lavoreremo le maglie come si presentano senza aggiungere nessun aumento. Eseguito anche questo giro senza aumenti, avrete notato sicuramente che il lavoro si è sì allargato ma anche leggermente chiuso, cioè prende questa forma già tondeggiante che andrà quindi a corrispondere a quella che è la punta della calza. Quindi importante è creare un giro con gli aumenti e il giro successivo senza. A questo punto dobbiamo di nuovo fare un giro di aumenti. Faccio la catenella e il punto basso nello stesso punto, nel punto successivo faccio nuovamente un punto basso, mentre nella terza maglia vado ad eseguire il mio aumento. Quindi eseguirò due punti bassi e un aumento, quindi uno e due punti bassi e l'aumento, in modo da portare a 32 il numero di maglie alla fine di questo giro, che sarà anche l'ultimo giro dei nostri aumenti. Siamo arrivati in questo modo al sesto giro e nel sesto giro abbiamo appunto 32 maglie in totale. Adesso dal settimo al diciottesimo giro andremo a lavorare solo ed unicamente le maglie come si presentano, ne abbiamo 32, quindi adesso per tutti i giri fino ad arrivare al diciottesimo lavoreremo solo ed unicamente 32 maglie basse, quindi chiuderemo a punto bassissimo ogni giro, faremo la catenella, rientreremo nello stesso punto e in questo modo ricominciamo tutti i giri e lavoriamo un punto basso per ogni maglia disponibile. Quindi questo è il settimo fino al diciottesimo giro, cioè andiamo a costruire praticamente tutta quella che è la parte relativa alla punta della nostra scarpina. Vedete tutta questa zona, vi allargo leggermente così potete vedere, noi adesso abbiamo costruito fino a questo punto, dobbiamo semplicemente crescere per poter introdurre la parte anteriore del piede e quindi sono i giri fino al 18. Allora, lavorati i nostri giri fino al diciottesimo, quindi se voi contate dal centro, contate 1, 2, 3 fino al 18 e stiamo a 32 maglie, come abbiamo detto, siamo rimasti al numero dell'ultimo giro di aumenti. A questo punto dobbiamo fare una ripartizione per poter creare invece tutta la parte relativa all'allungamento, diciamo, della nostra scarpa, quindi la suddivisione che ci consente di lasciare sgombra la parte in alto e di vestire il laterale e la parte inferiore. Per poterlo fare io questi 32 punti li ho suddivisi nel seguente modo: faccio la catenella, ricomincio sempre nella stessa maglia e vado a contare 21 maglie basse. Questa è la prima, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21. Ok, abbiamo fatto 21 maglie basse, quindi come vedete abbiamo praticamente ricominciato qui dalla chiusura del giro e la 21esima maglia ci fa arrivare qui, quindi lasciamo sgombre praticamente 11 maglie, d'accordo? Perché vi ricordo che ne abbiamo 32. A questo punto non faccio altro che una catenella, giro il lavoro perché adesso la parte centrale delle 11 maglie non ci riguarda più, la dobbiamo lasciare e andiamo a lavorare ricominciando dalla prima maglia disponibile e lavorando tutte le maglie, quindi 21. Quando siamo all'ultimo punto lo lavoriamo, eseguiamo una catenella, voltiamo nuovamente il lavoro, ricominciamo sempre dalla prima maglia disponibile e andiamo avanti in questo modo. Dobbiamo lavorare la quantità di 22 giri in totale, quindi sono praticamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 giri di punto basse, di punto basso in righe di andata e ritorno, ognuna delle quali avrà 21 maglie basse. Fatti i 22 giri, siamo pronti per andare a chiudere la nostra scarpina. Quindi questa è la parte della punta,
qui e dove avevamo fatto la separazione lasciando 11 maglie libere, lavorando tutte quelle che rimanevano e mantenendo costante il numero delle maglie, che è sempre di 21. A questo punto andiamo ad eseguire la cucitura. Io la vado a ripiegare in questo modo, vedete, ho il dritto qui dove vado ad infilare il piede e vado non a cucire così, ma a cucire al contrario, in modo che poi ripiegando la scarpina la cucitura mi va per dentro e non per fuori. Quindi invece di piegare così, questo è il risultato che dobbiamo avere, pieghiamo al contrario. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia ed entro nel suo corrispettivo dall'altra parte ed eseguo una maglia bassissima. Di nuovo eseguiamo delle maglie bassissime, vedete? Entro, prendo il gruppo di maglie di fronte e chiudo. In questo modo la cucitura, quando rigireremo il tallone, sarà tutta per dentro e non rovinerà l'estetica della nostra scarpina. Vedete, proprio semplice. Prendo il punto pieno sia da una parte sia dall'altra. Quando poi arriviamo a fare l'ultima, io lascio un pezzetto, taglio il filo ma ne lascio un pezzettino e poi vi faccio vedere perché lo lasciamo questo pezzettino. Vedete, faccio l'ultima, taglio un pezzettino di filo, ma non tantissimo, ma un po' lo taglio, non vado molto raso, tiro, poi prendo praticamente un ago da lana con la cruna abbastanza larga da far passare il mio filo, e questa parte del tallone, quando poi l'andate a rigirare, vedete, vi rimane un pochino appuntita e non è proprio carinissima da vedere la punta. Allora cosa facciamo? Quando vado a fare praticamente l'ultimo punto, io entro praticamente nella parte finale, vedete, dove è avvenuta la cucitura, e ripasso tutta la cucitura che ho fatto. In questo modo la riattraverso semplicemente. Quando l'ho riattraversata non faccio altro che tirare il filo il più possibile in modo che mi faccia rientrare questa punta e il tallone in questo modo vi viene più dolce, non vi viene appuntito. Quando l'avete ben tirata andate semplicemente a tagliare il filo e vedrete poi che il lavoro vi viene molto molto regolare. In questo modo noi abbiamo dato la forma alla nostra scarpa. Questi sono i giri iniziali a punto basso, dove noi appunto abbiamo lavorato a partire dall'anello magico per 18 giri, e questi sono i 22 giri a punto basso che costruiscono tutta la parte, diciamo, del tallone, dell'arco plantare e del tallone. A questo punto andiamo a prendere un uncinetto più piccolo, il numero 4, e andiamo ad inserire il colore rosa. Allora, prendo l'uncinetto più piccolo perché in questo modo, dovendo andare a lavorare appunto bassissimo sul contorno, vado anche leggermente a stringere il lavoro senza dover fare delle riduzioni. Entro nei punti, avviamo prima una solina, ed entriamo in un punto qualsiasi. Ok, adesso praticamente i punti sono abbastanza visibili, sono dei fori letteralmente. Andiamo ad eseguire una maglia bassissima, quindi semplicemente facciamo il punto catenella. Il punto catenella è più bello da un punto di vista proprio della decorazione, perché se io adesso avessi fatto il punto basso, vi faccio vedere l'effetto, che è diverso. La decorazione del punto è vero che veniva sul bordo, ma vi dilatava tantissimo questi fori ed esteticamente la cosa non era proprio bellissima. Quindi noi invece di fare il punto basso andiamo a lavorare col punto bassissimo, quindi facciamo praticamente il punto catenella.
facendolo con l'uncinetto più piccolo, quindi con il 4, senza tendere molto, perché se tirate molto il filo si arriccia, no? E questo neanche va fatto, però lavorando normalmente, ma aiutandoci col fatto che comunque l'uncinetto è un po' più piccolo, vedrete che questo giro aiuterà praticamente a tenere un po' più solida la parte del bordo, che altrimenti diciamo si sfilerebbe un po' anche dal piede, no? Quindi questo giro lo facciamo con un minimo di tensione che viene data proprio dal fatto che l'uncinetto è più piccolo. Dobbiamo fare il giro completo, quindi dobbiamo riarrivare al punto di partenza. Quando arrivo alla prima catenella fatta, ricomincio lavorando di nuovo un giro di punto bassissimo, ma lavorando praticamente soltanto al centro della catenella, vedete, prendendo quindi una costa. Questa è la catenella, è formata ovviamente da due punti. Io entro al centro e lavoro solo quella più in alto, vedete, entrate in questo modo, sollevando solo la costa ed eseguendo il punto bassissimo. Quindi lavoriamo quindi a coprire praticamente il bordo della scarpina, questo bordo bianco, vedete che in questo modo si va a coprire senza fare il classico punto basso. In questo modo vi viene una catenella molto decorativa, carinissima, che ha appunto la funzione un po' di tenere così più in tensione il bordo, al tempo stesso insomma va a decorare. A questo punto, una volta realizzata la scarpina, andiamo a pensare alle decorazioni. Io vi do due suggerimenti. Allora, io le ho realizzate naturalmente col pannolince, come avete visto nella prima scarpina, e vi faccio vedere questo metodo velocissimo e super rapido. Naturalmente, per chi volesse, utilizzando naturalmente il colore rosa che abbiamo utilizzato sul bordo, possiamo invece andare a fare una semplice rosellina all'uncinetto con la stessa tinta del filo che usiamo per la decorazione, però insomma io volevo fare una cosa diversa, proporvi una cosa diversa. Allora andate a tagliare due strisce di 3 cm per 25, quindi sono due semplici strisce, non bisogna essere neanche molto molto precisi nel taglio. Quando l'abbiamo tagliata la nostra striscia, io vado semplicemente ad arrotondare un angolo da una parte e un angolo dall'altra, vedete? Arrotondo poco poco, tolgo lo spigolo, quindi anche qui non bisogna poi essere particolarmente precisi, in modo che quando arrotolate non vi viene fuori uno spigolo. Una volta che avete arrotondato, vedete, la parte superiore, prendete un ago con del filo in tinta o comunque col colore più vicino a quello del tessuto da voi utilizzato. Andiamo a fare un primo punto per fermare il filo e poi semplicemente andiamo ad accavallare il nostro ago in questo modo, prendendo cioè dei punti a mezzo centimetro più o meno, insomma poi anche qui non è che c'è una regola ben precisa. Vedete, andiamo a fare dei piccoli passaggi sulla parte inferiore, sul bordo, non sul bordo arrotondato, sull'altro, in questo modo. Tutta la scarpina vi chiederà all'incirca, diciamo, un'oretta e mezza, un'ora e un quarto, un'ora e mezza di lavoro, compresa la parte della decorazione, quindi è anche un progetto abbastanza semplice, quindi spero con questo di avervi dato un'idea di Natale veramente super rapida, perché ne possiamo veramente realizzare tantissime. Una volta che ho passato il filo attraverso tutta la lunghezza, vado a tirare senza togliere naturalmente l'ago. Tiro il filo e con le mani vado ad arricciare. Ovviamente la parte, vedete, che avete stondato rimane verso il centro e quindi io la arrotolo in questo modo, cercando di creare una spirale. Tenete sempre il filo in tensione finché non ottenete un bocciolo, qualcosa la cui forma vi sembri aggraziata. Quando lo avete ottenuto,
andate a dare dei punti di cucitura nella parte inferiore. In questo modo, vedete? Dove si è formata praticamente la ricciatura. Andiamo a dare dei punti per sigillare il nostro lavoro, per fare in modo anche che non si apra. Poi ovviamente per sicurezza io ripasso anche verso il centro in questo modo e ridò dei punti anche dal centro verso l'esterno in modo da essere sicura che tutti i lembi, diciamo, di questo fiore, di questo bocciolo si siano ben legati tra di loro e non si srotoli. Questo è l'obiettivo. Una volta fatto sul primo pezzo lo andate ad eseguire naturalmente anche sul secondo. Fatta anche la seconda rosa, non ci resta altro che cucirla la scarpina. Naturalmente facciamo attenzione, io l'ho messa sul lato, quindi pareggiamo le scarpine e non cuciamole naturalmente sullo stesso lato, altrimenti avremo come due destre o due sinistre. Dobbiamo orientarle nel modo corretto. A questo punto vado a dare un primo punto direttamente sulla scarpina, appoggio la prima rosa e poi vado a dare praticamente un punto sulla scarpina e un punto sulla parte in pannolenci, su tutto il contorno del fiore, quindi un punto sul tessuto della scarpa e uno su quello della rosa, in questa maniera. Tirando per bene il filo affinché poi la rosa vi resti ben ferma. Vedete? Un punto qui e un punto sulla rosa. E un punto sulla rosa. Così. Quando avete assicurato il primo fiore, quando insomma la stabilità vi sembra corretta, andate a posizionare il secondo in una posizione che si avvicini all'altro, perché insomma la prima un po' ci esce anche a caso, se vogliamo sulla seconda prestiamo un po' di attenzione a fare in modo che l'aspetto delle scarpine sia il più simile possibile. A questo punto, regolandoci sulla prima, valutiamo se la seconda va cucita verso un lato o verso l'altro. In questo caso va cucita verso l'esterno, quindi mi tengo comunque quest'ago, cammino comunque verso l'esterno proseguendo la mia cucitura. Ok, e vado ad avvicinare la seconda rosa. Anche per lei vado a fare la stessa operazione, un punto sulla scarpina, un punto sul fiore, cercando anche di nascondere proprio l'appoggio, quindi un punto lo do anche tra le rose, vedete, in questo modo. Possiamo passare dunque a vedere adesso la misura realizzata. La scarpina, così come voi la state vedendo, è lunga 23 cm. 23 cm vanno a corrispondere ad una taglia 36. Io mi sono aiutata con una solettina di quelle che si trovano al supermercato, che sono tutte segnate e vanno poi ritagliate. Se appoggiate il centimetro vedrete che i 23 cm corrispondono ad una misura 36. Quindi i 23 cm di questa scarpina con i giri, così come ve li ho indicati, andranno tranquillamente a vestire un piede 36. Ma vedrete anche che il nostro prodotto è anche ben estensibile, vedete? E quindi arriva tranquillamente anche fino al 41. Quindi la misura che abbiamo ottenuto è una misura da adulti che vi veste tranquillamente dal 36 fino al 41. Se volete invece una misura leggermente più piccola, invece dei 23 cm ne farete 21. 21 cm vi andranno quindi a vestire dalla misura 34-35 fino alla misura 38-39, se volete appunto rimpicciolirla un po' per qualche piedino più piccolo. Se invece la dovete rimpicciolire ulteriormente, quindi andando, diciamo, a vestire dal 31 al 34-35 oppure dal 26 al 30, di giri ne farete 19 nel caso vogliate vestire
dal 31 al 35 e 17 se ne volete fare la misura dal 24, dal 25 fino al 30. Se fate le misure più piccole, quindi 17 e 19 cm che vestono 26, 30, 31, 35, andrete a fare anche un giro in meno nella parte iniziale. Vi ricordo che noi abbiamo fatto 8, 16, 24, 32, quindi ci siamo fermati a 32 come giro di aumenti. Se invece preferite rimpicciolire la scarpa per le misure fino al 30 o fino al 35, va rimpicciolita un pochino anche questa parte, quindi invece di arrivare a 32 vi fermate a 24 e allargate comunque il lavoro, alzate il lavoro comunque fino a 18 giri totali dal centro, però invece di avere 32 giri ne avrete 24, così anche la parte della pianta sarà un po' più stretta e quindi proporzionata alla lunghezza, mentre il totale della lunghezza sarà appunto di 17 cm se volete una misura 26-30 all'incirca, 19 se volete 31-35. Se invece vi servono le misure più grandi, la parte iniziale la fate come me, quindi vi fermate a 32 e a 32 diciamo maglie basse e a 18 giri nella parte iniziale, quindi con 21 cm vestite dal 35 al 39, con 23 dal 36 al 41. Spero di avervi dato tutte le indicazioni possibili. Per qualsiasi cosa aiutatevi con queste solettine che in questo senso vi aiutano a regolarvi proprio centimetro alla mano. Spero di avervi dato una buona indicazione per Natale. Io vi ho dato uno dei possibili diciamo delle possibili soluzioni, delle possibili combinazioni, ma qui tra colori, punti e decorazioni veramente vi potete sbizzarrire, soprattutto nel periodo natalizio, quindi questo è un colore che insomma diciamo va bene tutto l'anno, ma tutto ciò che è rosso, che è natalizio, anche dei pompon staranno benissimo al posto delle rose di Pannolenci, i pompon piuttosto che le rose all'uncinetto, qualsiasi cosa vi venga in mente, dei nastri, insomma le decorazioni sono veramente tante e le possiamo personalizzare proprio in base anche a quello che sarà il destinatario. Io spero di avervi dato una buona idea. Per quanto riguarda il filato, una cosa però ve la voglio dire: io contavo di fare tutto con un solo gomitolo, ma nella seconda scarpina praticamente per due soli giri finali ho iniziato un secondo gomitolo, ma veramente per due giri, quindi eventualmente non fate questa misura ma la precedente, vi basta un gomitolo di bianco, di panna, di color panna, per fare tutti e due i piedi. Il tempo stimato è di circa un'ora, un quarto, un'ora e mezza scarpina, quindi è un progetto che si comincia e si finisce nella stessa giornata. Per qualsiasi informazione vi ricordo che nell'info box trovate i materiali, l'occorrente, dove potete acquistare eventualmente gli stessi filati se lo vorrete. Mettete i vostri commenti se volete altre idee del genere per Natale e soprattutto ricordatevi che vi aspetto ogni giorno sul Mondo delle Fate per ricondividere insieme la nostra passione e per ripubblicare i vostri lavori fatti con i miei tutorial o anche no. Assolutamente grazie per avermi seguito, vi abbraccio, vi ringrazio e vi rimando al prossimo video tutorial.